a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi finalmente andremo a vedere la recensione di Just Case 3, questo titolo AAA uscito un bel po' di tempo fa. La dovevo fare prima la recensione, ma non sono riuscito a farla per una serie di sfortunati eventi. Anzi, sono riuscito a caricare almeno uno o due video a settimana per far sì che qualcosa nel canale c'era. Andiamo a vedere subito i voti che ho dato a questo titolo, che era molto atteso ma che ha avuto qualche pecca secondo me. Andiamo a vedere subito la recensione. Allora, partiamo subito dalla grafica, che come vedete io ho dato come voto 9. Le texture sono ben curate, gli effetti luce sono pazzeschi. In notturna tutte le luci dei lampioni si vedono benissimo, davvero ben fatto. La distanza visiva è più che ottima, anzi, quando noi diciamo facciamo un giro in elicottero è a dir poco sbalorditiva. Gli FPS nella versione testata, come vedete in alto scritto versione testata PlayStation 4, gli FPS invece male, perché ci sono determinate zone dove gli FPS calano addirittura anche a 10, nonostante esplosioni eccetera eccetera. Comunque gli effetti particellari ben curati e le esplosioni fatte veramente veramente bene. Per quanto riguarda invece il comparto audio, il voto è 9. Le esplosioni sono fatte benissimo, il doppiaggio è ben fatto, ben curato, e soprattutto la cosa che mi ha lasciato veramente sorpreso è che quando noi voliamo e planiamo con la tuta alare, passiamo attraverso gli alberi e appunto questi, noi sentiremo le foglie, soprattutto se giochiamo con un buon headset da gaming professionale, oppure io per esempio uso le Pulse 2.0 della Sony 7.1, sentiamo proprio le foglie frusciare alla nostra destra, alla nostra sinistra, a seconda di dove è posizionato l'albero. Davvero davvero ben fatto. La longevità come voto ho dato 8, nonostante la storia sia abbastanza corta e poi diciamo si svolge in modo tutto abbastanza rapido, ti costringe a sbloccare i vari avamposti e liberare le varie città, come voto non mi sono spinto oltre l'8, perché una volta finita la storia diciamo questo gioco diventa abbastanza noioso. Se non siete dei super mega iper fan di Just Case, questo gioco diventa noioso una volta finita. Quindi il mio voto è 8 ed è diciamo un po' anche generoso, nonostante abbia una mappa iper gigante. Per quanto riguarda la storia ho dato un voto basso, 6, la sufficienza. Perché la storia posso capire che non potete ficcare chissà quale tipo di trama a Just Case, però la trama così semplice. Torniamo nella nostra città d'origine, c'è un generale cattivo, uccidiamolo, è un poco squallida. E poi sì, i personaggi sono ben caratterizzati, ma c'è davvero poco, onestamente, per quanto mi riguarda, a livello di storia di questo Just Case che mi abbia sorpreso. Cioè non mi ha lasciato niente una volta completato. Per quanto riguarda invece il gameplay ho dato 6,5. Magari è un voto che vi stupisce, ma a me no. Allora, le prime 10 ore sono a dir poco eccezionali, perché è un gioco che vi fa divertire, è bello volare, usare il rampino, il paracadute, eccetera. Ma passata la novità, questo gioco, come già detto in precedenza, diventa molto molto noioso. Quindi anche il gameplay ne risente, perché non diventa vario. Sì, ci sono le varie mod da sbloccare nel menu di pausa, completando le varie sfide, che anch'esse diventano monotone. Cioè le sfide sono sempre batti un tempo, raccogli 5 stelle, 5 ingranaggi, eccetera eccetera. Non sono varie, cambiano solo i veicoli con cui noi affronteremo le varie sfide. Quindi a livello di gameplay a me mi ha deluso, mi aspettavo qualcosa di meglio. Secondo me, nonostante sia un titolo next gen, Just Case 2 rimane ancora il miglior titolo della serie. Quindi, facendo una media dei vari voti, il voto finale viene 7,7, che secondo me è il voto più giusto a un titolo del genere, anche perché io parlo ovviamente della versione PS4, non so le altre versioni se siano allo stesso livello. A livello tecnico i frame rates fanno davvero tanto.
fanno davvero tanto e diciamo dà fastidio che calino in modo impressionante, e che mancano alcune feature, soprattutto tipo lo zoom del fucile, cioè del fucile, delle armi, che sbloccherete attraverso una mod, ma è poco funzionale, cioè premendo R3 rimane settato in prima persona, in diciamo prima persona, cioè rimane zoomato, mentre se poi noi usciamo dalla mira dobbiamo ripremere R3, quindi è molto molto fastidioso a livello di gameplay. Quindi spero che siate d'accordo con me, se l'avete giocato e vi è piaciuto, ma vi ha lasciato lo stesso un po' l'amaro in bocca. E niente ragazzi, se la recensione vi è piaciuta e siete d'accordo, scrivete. Se non siete d'accordo, scrivete sotto perché non siete d'accordo. Magari fate notare a me qualcosa che non ho visto o non ho analizzato correttamente. E niente, ci vediamo alla prossima. Vi ringrazio ancora di aver visto il mio video. Se non siete iscritti, iscrivetevi per tantissimi altri video sul canale, divertenti, recensioni, unboxing e quant'altro. Ciao a tutti ragazzi!